Allora, questa vicenda dimostra una cosa in modo inequivocabile, che Milano è assolutamente pronta e al livello più elevato possibile di qualità di offerta di servizi e di accoglienza di un'istituzione internazionale, quindi oggettivamente merita l'assegnazione dell'EMA. Naturalmente le vicende le conoscete, sono andate come sono andate, il governo si sta muovendo insieme al Comune di Milano per vedere come nell'ambito delle regole europee si possa riaprire uno spiraglio. In ogni caso è una soddisfazione per Milano dire che noi siamo pronti e altri non sono pronti. Grazie. Grazie ragazzi.